La Season of Blood di Diablo 4 ormai ha le porte in uscita il 17 di ottobre. In questo video andremo ad analizzare nel dettaglio che cosa verrà contenuto al lancio di questa nuova season nella patch 1.2.0 e nella patch 1.2.1. Le principali novità in arrivo sono: nella Season of Blood le resistenze agli elementi diventeranno una parte molto più importante per la sopravvivenza del proprio personaggio, utilizzando metodi come l'itemization, l'albero delle abilità, gli elisir e la scheda Paragon. Più resistenze si hanno contro un particolare elemento, più ogni percentuale è preziosa per la vita effettiva totale. È stato ascoltato il parere della community che ritiene che gli oggetti unici non sono così tanto emozionanti e di impatto come dovrebbero essere all'interno del mondo di gioco. È stato rielaborato il design degli oggetti unici e aggiornato quasi tutti gli elementi presenti all'interno del game. Gli oggetti unici riceveranno statistiche completamente nuove per potenziarli ulteriormente, oltre a un aumento delle gamme delle statistiche esistenti e dell'aggiunta di statistiche come i colpi critici e slot che prima non esistevano. Per premiare i giocatori che investono nel loro vettore primario di danni e per renderli competitivi, il modo in cui i danni vengono calcolati riceve una revisione. Ci saranno ancora diversi tipi di danni, ma l'ammontare di base dei danni bonus forniti da questi metodi sarà moltiplicativo. Il resto dei danni bonus di queste categorie sarà additivo quando vengono combinati, e le build overpower saranno molto più competitive di prima. Naturalmente i mostri sono stati riequilibrati in base alla loro potenzialità dei giocatori. Sono anche in arrivo una serie di miglioramenti per le classi, come gli effetti di scala per molte meccaniche per quasi tutte le classi. Tra queste un aumento dei danni per l'abilità Blood Rage del Barbaro e per l'abilità Victimize del Druido, e un aumento della velocità di ramp up per l'abilità Incenerante dello Stregone. Questi cambiamenti sono stati pensati per andare di pari passo con le già citate modifiche alle resistenze elementali, agli oggetti unici e ai damage buckets, per consentire una maggiore varietà e flessibilità delle build. E queste ragazzi sono una parte delle novità in arrivo con la patch 1.0. Però quelle più succulente sono quelle relative ai poteri vampireschi. Infatti potremo ottenere una nuova risorsa chiamata Sangue Potente e la rispettiva armatura del patto necessaria. Nuovi poteri ma anche nuovi nemici, in particolare i giocatori dovranno vedersela con il signore dei vampiri Zir, la sua armata di cercatori di sangue. Durante l'evento stagionale Raccolto del Sangue sarà possibile ottenere più facilmente il Sangue Potente e le armature del patto. In questi eventi si affronteranno orde di vampiri e cercatori di sangue in svariate regioni di Sanctuarium. Vi ricordo inoltre, ragazzi, che siamo presenti sulla piattaforma Twitch e che il 17 di ottobre sicuramente giocheremo alla nuova season di Diablo sulla piattaforma, il link lo troverete in descrizione. E se il video vi è piaciuto, lasciate un commento che cosa ne pensate di questa nuova season di Diablo, se la giocherete, se state ancora giocando a Diablo, se vi sta piacendo, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ci becchiamo al prossimo video, al prossimo contenuto. Ciao ragazzuoli!